Il ruolo delle donne all'interno delle organizzazioni criminali mafiose è stato per lunghissimo tempo sottovalutato. È stato per lunghissimo tempo sottovalutato, non è stato visto, e anche su questo vorrei dire che non è un caso, cioè è esistita anche una precisa strategia da parte dell'organizzazione criminale per occultare questa presenza, è purtroppo esistito da parte della magistratura per lungo tempo una incapacità di guardare i ruoli femminili se non nell'ottica interna alla stessa organizzazione criminale. Mi spiego meglio. Siccome i mafiosi dicevano che la mafia è un organismo omosessuale, siccome per i mafiosi era inconcepibile che una donna fosse messa a parte dei segreti dell'organizzazione e tantomeno potesse in qualche modo essere compartecipe delle attività criminali, ecco che i magistrati, anche in presenza di reati commessi da donne, si sono comportati in maniera diversa. Io ho fatto uno studio che è stato pubblicato nel 1997 insieme al procuratore Teresa Principato, siamo andati a guardarci una serie di sentenze che riguardavano procedimenti in cui erano coinvolte donne che gravitavano all'interno dell'ambito mafioso. Ebbene, che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che in presenza di reati e di atti che se commessi da uomini avrebbero portato a una imputazione di un certo tipo, per esempio, non lo so, detenzione abusiva di arma da fuoco. Allora, cosa accadeva? Di fronte a quest'atto non si prendeva atto del fatto che ci fosse quello specifico gesto, ma il magistrato diceva sì, effettivamente questa donna deteneva un'arma, ma perché lo faceva? Lo faceva perché era responsabile o lo faceva perché era stata costretta a farlo? E nel caso in cui fosse stata costretta a farlo, lo faceva perché voleva favorire il proprio congiunto o lo faceva perché lei stessa era autrice di reato? Allora, non so se voi sapete che c'è un articolo del codice penale, che è l'articolo 384, che dice che il reato di favoreggiamento, se viene fatto per favorire un familiare, non è punibile. Allora che cosa succedeva? Invece di scrivere detenzione abusiva di arma da fuoco, si scriveva favoreggiamento. Siccome il favoreggiamento della donna, molto spesso che era madre, sorella, moglie, eccetera, veniva ad essere scritto come un favoreggiamento di un familiare, queste donne praticamente non entravano neanche nelle statistiche e venivano considerate non punibili. In tutto questo, naturalmente, non soltanto occulta la verità, ma dà alle organizzazioni criminali un'area protetta dentro cui poter fare quello che volevano. Perché queste donne sono state utilizzate a lungo per compiere tutta una serie di operazioni, dall'assistenza ai latitanti, dalla riscossione del pizzo, dalla trasmissione di messaggi, eccetera, che erano completamente lasciate fuori dalla sfera della punibilità perché non erano neanche viste ed attenzionate con la dovuta cura. In questo senso, ecco che in questo caso specifico, è grazie al fatto che ci sono alcune donne, purtroppo, perché sono soltanto donne che dicono ma è possibile mai che nessuno si sia occupato delle donne nel crimine, che dicono vogliamo andare a studiare quello che accade, vogliamo andare a guardare cosa fanno veramente queste donne, andando a guardare gli atti e non i pregiudizi, perché prima si lavorava attraverso i pregiudizi, si è visto che queste donne c'erano, che avevano un ruolo molto importante e che se anche, come accade peraltro nel mondo del crimine in generale, non erano coinvolte in reati che hanno l'uso della forza e della violenza fisica, reati che quindi comportano un'interazione diretta, l'uso delle armi, eccetera, però erano fondamentali per tutta una serie di attività che sono centrali e che oggi soprattutto, ecco perché nel corso del tempo poi il ruolo delle donne si è diversificato ed oggi è ancora più forte laddove c'è un trasferimento nell'area diciamo più economica, nell'area della finanza, per tutta una serie di attività i profili e le figure femminili sono molto più utili di quanto talvolta lo possono essere quelli maschili. Dunque, i ruoli delle donne diventano appunto ruoli di primo piano, seppur però, io adesso non voglio ribaltare e rileggere la storia al contrario, seppur sempre dentro quella segregazione verticale che
che in Italia riguarda le relazioni di potere fra uomini e donne. Quindi se ci sono poche donne capi in Cosa Nostra è perché uno, non è prevista un'affiliazione formale delle donne tuttora. Due, le posizioni apicali in generale anche nella società che non è società mafiosa sono normalmente appannaggio dei uomini. Quindi, la storia degli studi in questo caso aiuta anche la magistratura perché dopo che sono nati anche degli studi che hanno messo l'accento su questa distorsione, accade un fenomeno strano che in un brevissimo lasso di tempo, se nel 1989 c'è soltanto una donna che viene ad essere incriminata per 416 bis, a distanza di pochi anni, nel 1996 diventano 89. Allora, cos'è successo? Sono diventate tutte criminali nell'arco di meno di 10 anni o è mutato anche l'approccio? Allora, in questo senso, per ritornare a quello che dicevamo prima, c'è anche questo, diciamo, circolo virtuoso tra l'uno e l'altro. Un poco fa mi chiedeva se ci sono differenze. Sì. Ci sono delle profonde differenze che riguardano anche le strutture organizzative a cui fanno capo queste donne, cioè il modo in cui è strutturata Cosa Nostra, il modo in cui è strutturata la 'Ndrangheta, il modo in cui è strutturata la Camorra o la Sacra Corona di Limita, al di là di quelle che poi sono, e secondo me hanno sempre un ruolo molto importante, le specifiche personalità dei singoli soggetti di donne. Si inseriscono però in un frame, in una cornice che è differente e che quindi lascia più o meno spazi a queste figure femminili. Faccio un unico esempio, la Sacra Corona Unita che nasce in carcere, nasce nel maggio del 1983 con un proclama scritto da Rogoli e dunque nasce come organizzazione fra carcerati, ha immediatamente bisogno di donne. Perché, siccome gli uomini sono in carcere, le donne svolgono sin da subito un ruolo di primo piano perché diventano i soggetti che più di altri sono affidabili per l'organizzazione criminale. Nella Camorra abbiamo figure di donne, diciamo, da un punto di vista della loro azione, molto più disinvolte, molto più inserite all'interno di questi contesti. Nella 'Ndrangheta abbiamo per esempio un altro fattore forte che entra in gioco è l'appartenenza familiare, cioè diciamo, il sovrapporsi dei legami affettivi con i legami degli affari e quindi in questo caso il ruolo delle donne è un ruolo molto forte, ma è un ruolo anche giocato sulla sfera dell'emotività, dell'empatia, tant'è vero che ci sono recentemente dei casi di donne collaboratrici che poi si sono suicidate, per dire quanto sia forte questo legame. Nel caso di Cosa Nostra abbiamo, diciamo, una situazione ancora una volta differente, laddove i legami familiari ci sono, ma non sono quelli che tengono unita la cosca. E molto spesso questi legami familiari si incrociano con delle competenze specifiche di queste donne, quindi vengono scelte Nunzia Graviano, Giusy Vitale, soggetti che appartengono a famiglie di mafia, ma che hanno delle competenze specifiche per le quali vengono individuate, perché ragionano come uomini dal loro punto di vista o perché hanno delle capacità particolari o delle competenze. Se noi andiamo a guardare anche da un punto di vista della scolarizzazione, molto spesso le donne sono più istruite degli uomini e quindi magari in contesti mafiosi servono delle competenze di un certo, serve la donna medico, la donna farmacista, la donna commercialista, eccetera, che faccia da cerniera anche col mondo circostante. Quindi, questo sta pensando di capire che comunque le organizzazioni criminali hanno riconosciuto da subito, da sempre, un po' l'importanza del ruolo femminile. No, O no? sì e no. Oppure, Assolutamente quindi, sì. sicuramente, quindi c'è stata un'emarginazione in Assolutamente precedenza dovuta a. sì. C'è stata un'emarginazione in precedenza e c'è un mancato riconoscimento di ruoli tuttora. Cioè, c'è un'espressione molto bella che riguarda appunto gli studi sulle donne al sud. E parlando di queste donne si parla di donne che sono forti e devono apparire deboli, quindi di donne in Grazie.
apparire non va di pari passo, cioè da una parte una donna che ha un ruolo centrale, ma una donna che non deve essere visibile e a cui il potere non viene formalmente attribuito e riconosciuto. Per cui noi abbiamo dei casi, come per esempio quello di Giusy Vitale, di cui parlo perché ormai lei è diventata collaboratrice di giustizia e quindi ha raccontato anche le vicende, dei casi di donne che diventano capi mandamento perché i fratelli sono in carcere e quindi hanno questo ruolo di sostituzione del fratello, però contemporaneamente sono soggette ad un controllo fortissimo. Giusy Vitale racconta di essere stata picchiata dai propri fratelli e Giusy Vitale racconta un paradosso che dà l'idea appunto di questa dicotomia fra essere e apparire, di questa negazione da parte degli ambienti maschili, in questo caso degli ambienti criminali, di un riconoscimento formale del potere alla donna. Lei poteva andare alle riunioni ad incontrare i capi mafia, ma se doveva uscire da casa doveva essere accompagnata da un uomo perché non si dicesse che appunto non era moralmente ineccepibile. Cioè ci sono questi casi. O Nunzia Graviano che investe in borsa, va a Nizza, parla tre lingue, è assolutamente, fra virgolette, emancipata, categoria che non mi piace molto, ma insomma per capirci, e contemporaneamente nel momento in cui sceglie un uomo che non piace ai fratelli è costretta a lasciarla perché la famiglia dice così. Peraltro è significativo il fatto che fino ad ora nessuna donna, almeno in Cosa Nostra, sia mai stata affiliata. E questo è un passaggio fondamentale perché è un riconoscimento di un potere che diventa autorità riconosciuta, passaggio che non c'è stato.